sono loro, perché qui l'audio c'è. Sì, infatti, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi, la commissione è schierata. Perfetto, e intanto buongiorno, sono Alessio Pascucci, sono il sindaco di Cerveteri. Buongiorno, sindaco. Salve, e come possiamo verificare che stiano arrivando tutte le ultime persone a iniziare? Possiamo iniziare direttamente? Ma credo che sia un tema che riguarda, diciamo, la vostra delegazione. Mi pare che in questo momento vi siano, oltre a lei, altre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persone. Quindi mi sembra che, diciamo, a prescindere dal numero, che potrebbe essere, diciamo così, No, no, tradizionalmente un po' problematico. mi sembra che siamo tutti, solo una persona mi ha scritto che ha un piccolo problema, ma credo che lo stia risolvendo, quindi posso verificare un attimo in regia che siamo pronti e possiamo iniziare, per voi va bene? Io non Guarda, vedo il benissimo. secondo segnalato, scusate. Benissimo, allora lasciatemi darvi il benvenuto innanzitutto e ringraziarvi per l'impegno profuso in questo progetto molto puntuale di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. E diciamo la regola del gioco che vale per tutte le città, è quello che abbiamo già comunicato anche agli altri, diciamo 30 minuti di presentazione da parte della delegazione e circa 30 minuti di domande da parte della commissione. Ovviamente se la presentazione si dilunga oltre i 30 minuti dovremmo essere più concisi nella sezione delle domande e degli approfondimenti Ci successivi. espellete, giusto? Questo non vi spieghiamo, non vi spieghiamo assolutamente, ma dovremmo essere per giustizia più Guarda, concisi, cioè loro. faremo di tutto. No, no, dobbiamo essere nei tempi. Scusate, io l'ultima volta che ci ho avuto l'ansia così è quando ho fatto la maturità. E quindi, sapete, quindi speriamo che questa cosa mi faccia essere più veloce e non più lungo di quanto del previsto. Allora, io verifico, noi avevamo pensato di fare questo. Intanto, solo 3 secondi tecnici. Qui con noi c'è una parte della nostra delegazione, non li nomino tutti, li ringrazio per essere qui perché sono delle persone splendide. Siccome non volevamo essere troppi, una parte della delegazione che avete sul foglio è in una stanza Skype che abbiamo a parte, se no qui saremmo stati 40 e sembrava una roba un po' troppo numerica. Quindi diciamo che abbiamo delle persone che voi non vedete, ma che possono con la regia entrare nel mio flusso se nella fase di domande magari ci fosse qualcuno che vuole fare una specifica, perché sono persone che hanno delle competenze, ok? E la seconda cosa, noi abbiamo due video, uno lo manderemo all'inizio e uno lo manderemo alla fine, quindi quando inizierà l'audizione vi mostreremo un video, poi ci sarà il mio intervento, l'intervento della nostra assessora alla cultura, se c'è tempo un altro piccolo intervento, poi l'ultimo video e noi i nostri 30 minuti saranno più o meno orientati in questo modo. Se per voi va bene, Fantastico. va bene? Allora, Grazie. adesso mi vedrete scomparire perché verifico che la regia abbia il video pronto. Però Ci abbiamo sarebbe fiducia. piaciuto essere in presenza con voi, però diciamo abbiamo questa roba virtuale che Abbiamo ci fiducia di consente di... rivederla. Vi vedo tutti insieme, questa roba fa un sacco d'ansia, però vabbè, ci proviamo, arrivo subito. Così no. Abbastanza teatrale questa situazione. Perfetto, la regia si sta connettendo con l'altro host, visto che siamo tutti, così possiamo iniziare. Vi chiedo scusa, ma non sapevamo bene come... È un'esperienza nuova anche per noi, quindi vi chiedo veramente scusa. Recupereremo, promesso. No, perché essere bocciati sui tempi ci scoccia, ecco. Cioè, sui contenuti sì, sui tempi no, sui tempi no. Ok?
Quindi si stanno connettendo. Quindi ho sentito il vostro tecnico che diceva che non c'era l'altro account perché l'abbiamo tenuto per la regia e è l'account della nostra assessora alla cultura e lì andrà il video e andranno i nostri contenuti multimediali. Posso farvi una domanda tecnica così non la faccio dopo? Certo. Quando ci sarà il momento delle domande, insomma, la Sì. parte, diciamo, di domande, noi abbiamo preparato alcuni contenuti tipo semplici slide che possono magari aiutare, non sapendo però le domande le abbiamo preparate sul dossier. Quindi poi ci direte voi se vorrete che mentre magari uno di noi risponde si veda anche un piccolo schema o meno, insomma questo ci aiuterete voi a capirlo. Noi seguiamo una cosa multimediale è più complicata che una cosa dal vivo, quindi cerchiamo di fare una cosa che sia il più comprensibile possibile. Io vi invito a procedere, a lanciare video Ok. e la dimensione multimediale in modo tale che si Video, avvii ripartiamo. questa conversazione. Perfetto. La nostra assessora pronta. Fai Buongiorno a tutti, buongiorno. partire il video e inizia l'audizione. Buongiorno. Pronti, sta partendo, scusate. Sindaco, cosa Eccolo, succede? hanno appena ammesso il nostro account. Siamo pronti. Va bene. Allora facciamo così, che siamo partiti alle 15, dai. Impossibile riprodurre. Tanto, Presidente, è l'ultima presentazione, quindi Sì, beh, però c'è anche un se tema di qualità sforiamo. rispetto alle altre, insomma. Sì, ma sono problemi tecnici. Sì, infatti, 15, sono le 16. Cominciamo alle 15. Urbana quando il territorio ridiventa dei cittadini e quando gli spazi, i simboli dell'architettura, i simboli dell'arte sono vissuti dalla comunità. Questo è il motivo per cui il nostro viaggio alle origini del futuro inizia su questa sabbia nera, in questo spazio che fino a pochi mesi fa era privato e oggi è ridiventato pubblico e dove c'è un cantiere che ci sta consentendo di ridisegnarlo con un percorso partecipativo che è partito dal basso, dalla materia che c'era qui, ma anche dal coinvolgimento della nostra comunità. Qui accanto a dove stiamo camminando ci saranno dei muri non di contenimento, ma dei muri aperti, sui quali disegneremo la storia degli Etruschi e la storia della nostra comunità, perché chiunque venga su questo mare ci possa passare attraverso. Per noi la cultura è innovazione, i musei sono innovazione, custodi del passato per proiettarlo nel futuro.
custodiscono la cultura degli Etruschi, uno dei popoli più affascinanti del Mediterraneo antico, capace di conservare la propria identità ibridandosi con le altre culture, e sono state modello di ispirazione per generazioni, rendendo gli Etruschi qualcosa di moderno, straordinario, sul quale costruire il nostro futuro. Per noi accensione civica significa rendere protagonisti i cittadini di Cerveteri del processo culturale, attraverso un vero e proprio coinvolgimento fra artista e popolazione locale che possa sentire le reali esigenze del territorio e trasformarle in opera d'arte. L'attivazione dei processi culturali è per noi l'inserimento del sapere all'interno dei processi produttivi. Il nostro scopo è quello di ripercorrere le tappe del popolo etrusco, rileggendolo però in chiave moderna. E lo vogliamo fare attraverso l'attivazione di laboratori. Il primo di questi è quello agroalimentare. Ecco perché ci troviamo in un'azienda come questa. Vogliamo riscoprire il valore del vino, proprio come era importante e centrale nella cultura etrusca. Per noi cultura è alle origini del futuro, perché la necropoli, dopo 3.000 anni, ha ancora molto da insegnarci. Siamo nella Via degli Inferi, luogo di connessione di Cerveteri al Mediterraneo e luogo di incontro e contaminazione tra culture differenti. Il modo in cui gli Etruschi hanno costruito la città dei morti è il modo di pensare la città dei vivi, è il modo per ripensare le città contemporanee. L'estetica, che era elemento essenziale per le donne etrusche, così come la scultura meravigliosa che caratterizza questi posti, sono il segno inequivocabile di come l'immateriale abbia più valore di ciò che fisicamente si possa toccare. È per questo che la lezione della necropoli è alle origini del futuro. Buongiorno a tutti, non siamo partiti bene, perché c'è un problema tecnico per cui il video che volevamo mostrarvi, quello che parlava dell'inizio del nostro progetto, non si vede. Quindi sostituiamo e faccio un intervento io introduttivo e capiamo se poi... Si vede molto verde, ecco, diciamo. Di recuperarlo. Allora, io sono Alessio Pascucci, buongiorno, sono il sindaco di Cerveteri e sono estremamente emozionato di essere qui oggi con voi, perché per noi essere qui alla finale della capitale italiana della cultura è un grandissimo regalo. Ah, ok. Mi dicono che si vede verde anche noi. Tutto, è un simpatico color verde acido, diciamo, che però io andrei avanti, nel senso che va bene, cioè... Ok. C'è questa dimensione un po' extraterrestre che... Adesso è sparito tutto. Aiuto. Però adesso la stanza del sindaco è ridiventata di un colore normale. Normale, però non c'è il sindaco. Però non c'è il sindaco. Il sindaco c'è, non so perché. Ora c'è il sindaco. Adesso... E non è neanche verde, va bene. Adesso va tutto bene. Andiamo avanti. Ottimo. Mi ha detto la regia che dovremmo uscire e rientrare. Non lo so. Non lo so. Il video era verde, ma si è capito comunque. Cioè, è stato un po'... surreale, un po' fantascientifico, però si è capito. Quindi se lei adesso può proseguire serenamente la sua presentazione. Ma avete detto che però anche me vedevate verde. Ricomincia. Adesso no, però. Allora riprovo, mi rimetto lì. La stanza di Superman, sindaco, è fantastica. No, ma era più Green Hornet. Che allora, scusate, ci dice il nostro regista se il tecnico può abilitare la condivisione dello schermo. Glielo spieghi tu, Andrea, perché sennò, scusate.
se è possibile che il vostro account condivida lo schermo, abiliti la condivisione dello schermo. Per quale account? Io non vedo niente, quindi cioè non lo so più, che cosa più devo partecipanti. Più partecipanti, clicca lì, clicca lì. Ok, allora sembra che il problema sia risolto. No. Fate come volete, insomma, ecco, cioè noi siamo qua. Ecco. Scusi, Presidente, io non... Non c'è nessun problema, cioè, siamo tutti tranquilli, sereni. Possiamo far ripartire il video? Sì, se vuole possiamo far ripartire il video, diciamo, questo mangia un po' di tempo alla presentazione, però insomma diciamo che non c'è problema. Il video okay. L'abbiamo visto. Volevamo che vedeste il finale, se possibile. Va bene, allora guardiamo il finale, dai. Ok, le chiedo scusa. Non c'è nessun problema. Allora, sono pronti, se facciamo ripartire il video. Vogliamo riscoprire il valore del vino, proprio come era importante e centrale nella cultura etrusca. No, è tornato verde, è tornato verde! Per noi cultura è alle origini verde, del futuro, perché la necropoli, dopo 3.000 anni, ha ancora molto da insegnarci. Siamo nella Via degli Inferi, luogo di connessione di cerveteri al Mediterraneo e luogo di incontro e contaminazione tra culture differenti. Il modo in cui gli Etruschi hanno costruito la città dei morti è il modo di pensare la città dei vivi, è il modo per ripensare le città contemporanee. L'estetica, che era elemento essenziale per le donne etrusche, così come la scultura meravigliosa che caratterizza questi posti, sono il segno inequivocabile di come l'immateriale abbia più valore di ciò che fisicamente si possa toccare. È per questo che la lezione della necropoli è alle origini del futuro. Se anche tu potessi volare, come immagineresti questo lungomare? Il mare è l'incontro dei popoli. Se tu potessi volare, come immagineresti l'innovazione? Il passato non torna, ma vola verso il presente. Se tu potessi volare, come immagineresti l'attivismo civico? Vogliamo verso il basso per diventare più alti. Come ti immagineresti la cultura nella tua azienda? Imparare la vita osservando la vite. Se potessi volare, dove vedresti le origini del futuro? Camminare il presente è strada viva verso il futuro. Eccoci. Siamo pronti, abbiamo capito che il problema è quando lo schermo diventa grande. Sì, quindi sì, io adesso, quindi adesso farò la mia presentazione, la farò nello schermetto piccolo, spero che voi da casa mi vediate grandi e cercheremo di recuperare un po', va bene? Sì. Allora, mi dovete dire, ragazzi, come va? Se si vede e se lo posso fare. Sì, si vede. Allora, perfetto. Mi vedono bene, quindi? Non verde? Sì. No,
Vediamo piccolo, ma vediamo bianco e nero a colori. Va bene, perfetto. Penso che se voi fissiate il mio schermo sul vostro Zoom, i singoli mi possono vedere un po' più grande, anche se noi non lo condividiamo. Allora, bene. Ci proviamo. Intanto vi ringrazio, vi chiedo scusa per questo inconveniente, tenteremo di recuperare. Allora, buongiorno a tutti, io sono Alessio Pascucci, ve l'ho detto prima, sono il sindaco di Cerveteri e sono straordinariamente emozionato, molto peggio di come pensavo, visto che pensavo che andasse tutto bene, di essere qui con voi. Sono emozionato perché questo per noi è un grandissimo regalo. È un regalo per tanti motivi. Il primo è che fino a pochissimi anni fa era inimmaginabile che noi potessimo essere qui. L'essere qui è la tappa di un percorso lungo, iniziato nel 2004 quando la necropoli di Cerveteri e quella di Tarquinia in un unicum diventano iscritti nella lista patrimonio UNESCO e lì riscopriamo la nostra identità. Pochi anni dopo la nostra squadra entra in amministrazione con un gruppo di giovani uomini, donne, ragazzi e ragazze che pensano di poter rivoluzionare la città partendo proprio dai contenuti culturali. E che cosa accade? Prendiamo un finanziamento di 3 milioni di euro dalla comunità europea e ristrutturiamo la necropoli della banditaccia tirando fuori delle tombe che non erano mai state viste. Poi tornano a casa i capolavori di Eufronio, la Kilix e il cratere. Poi succede che prendiamo la presidenza dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e alla fine veniamo nominati città della cultura della Regione Lazio. Perché queste cose erano inimmaginabili? Perché Cerveteri aveva una brutta nomea. Noi eravamo la città dei tombaroli, eravamo la città dei falsari, eravamo la città che aveva ereditato, io direi preso in prestito da degli antichi, un patrimonio importante e l'aveva deturpato. La mia generazione ha pensato che dovessimo fare qualcosa, che dovessimo farci perdonare, che ci dovesse essere una catarsi. Io dico sempre una piccola cappella degli scrovegni per farci perdonare qualche peccato di qualche antenato più recente rispetto a quegli antichi. E ci abbiamo provato e quindi siamo orgogliosi che, come avete letto nel nostro dossier, quest'anno nel 2021 partirà il primo festival degli Etruschi e soprattutto siamo onorati che insieme al Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio stiamo lavorando per mettere su un museo civico intitolato a Conforti che possa contenere proprio il patrimonio ritrovato, quel patrimonio che da un po' di tempo è già esposto nelle sale comunali della nostra città, cosa che non era mai accaduta. Immaginatevi i reperti ritrovati esposti nella città che era famosa per i tombaroli. Ma tutto è possibile a Cerveteri, perché Cerveteri è un luogo magico, è il luogo dove Enea ci racconta nel libro ottavo che, scusate, Virgilio ci racconta che Enea nel libro ottavo riceve dalla mamma Venere le armi, lo scudo mitico forgiato da Vulcano sopra il quale c'erano scritte quelle che sarebbero state il futuro di Roma. Enea qui riceve la missione di andare a fondare Roma. In qualche modo, in quel gesto, nell'incontro fra la tradizione della democrazia ateniese e il diritto romano, nasce la nostra civiltà. Io ho detto spesso che in qualche modo anche la comunità europea è nata qui, quindi a Cerveteri è tutto possibile. Ma c'è un secondo motivo per cui questo è stato per noi un grandissimo regalo, perché voi ci avete costretto a fare i conti con la nostra identità. In questi mesi in cui ci siamo confrontati con i cittadini, quasi sempre online, ci siamo chiesti se noi fossimo in grado, se noi fossimo all'altezza di essere la capitale della cultura, perché accanto a noi, nelle finaliste e nelle città degli altri anni, c'erano capoluoghi di provincia, capoluoghi di regione, grandi città che avevano una storia anche di eventi più grande della nostra. E noi ci sentivamo un po', ho detto a un giornalista l'altro giorno, come la nazionale giamaicana di Bob, vicino agli svizzeri e ai tedeschi che sulla neve c'erano cresciuti e noi la neve non l'avevamo vista mai. Allora abbiamo chiesto, ci siamo chiesti se potevamo esserlo e abbiamo capito che potevamo essere una capitale diversa. In primo luogo ci ha aiutato molto il sostegno che ci hanno dato gli altri, i comuni dell'Etruria Meridionale che sono entrati nel nostro dossier, poi i comuni del Lazio che ci hanno sostenuto, oggi il presidente dell'ANCI Lazio è qui con noi e che hanno creduto nella nostra candidatura. Poi in queste ultime settimane città di altre regioni, Assisi, Noto, Barumini, Alberobello, che hanno detto che speravano che noi vincessimo questo titolo e ci siamo chiesti perché. In primo luogo pensiamo che la nostra dimensione sia più rappresentativa, che sia più facile per un comune vedersi nella nostra città che in una grande città, ma credo che ci sia un secondo motivo che è più identitario, che ha a che fare con la nostra storia. Vedete, noi siamo una città in una regione, il Lazio, che è l'unica d'Italia che non ha il nome per i suoi abitanti. Nessuno dice mai sono laziale o siamo laziali e questo non ha a che fare con la fede calcistica come molti pensano, ha a che fare con il fatto che noi siamo schiacciati da Roma, siamo la regione di Roma, la provincia di Roma, la zona di Roma e questo ci ha fatto perdere un po' di identità. E io credo che tanti sindaci del Lazio di tutti i colori politici che stanno nel nostro dossier e tanti sindaci UNESCO vedano in noi un senso di riscatto. Il sindaco UNESCO spesso si sente penalizzato, lo dico da presidente, perché non riesce a far capire ai cittadini quanto è importante quel patrimonio e quindi siamo qui. A quel punto ci siamo iniziati a chiedere quali potessero essere i punti di forza della nostra candidatura. Uno fra tutti la posizione logistica. Era un posto magico già quando l'avevano scelto gli Etruschi, è un posto magico oggi. A 15 minuti dall'aeroporto di Fiumicino
L'aeroporto che nel 2019 ha fatto 50 milioni di passeggeri e che per 3 anni consecutivi ha vinto il premio di miglior aeroporto dell'Occidente. A pochissimi minuti dal porto crocieristico di Civitavecchia, il più importante porto crocieristico del Mediterraneo, dove peraltro il 37% dei passeggeri sono repeaters, che spesso non sanno che cosa fare. E soprattutto, a pochissimi chilometri da Roma, in 23 minuti, dalla stazione San Pietro sotto la Cappella Sistina, in un luogo immaginifico, si arriva alla nostra stazione, che peraltro abbiamo rimesso a posto da pochissimo e ogni 30 minuti c'è un treno. Per questo sono contento che RFI, porti, diciamo, l'autorità portuale, e ADR, Aeroporti di Roma, siano nella nostra candidatura e oggi addirittura siano qui con noi, perché questo ci dà un senso di come le infrastrutture possono essere un punto di partenza. Ma poi c'è il tema degli italiani, perché parliamo sempre dei turisti. Tracciando un cerchio sulla cartina dell'Italia intorno a Cerveteri, in quella che potremmo definire un'isocrona di 2 ore, cioè tutti i punti raggiungibili in 2 ore di macchina dalla nostra città, ci abitano 10 milioni di italiani, e quella un altro bacino da cui si può partire con una sperimentazione. Questi sono un po' di punti di forza della nostra candidatura, e l'altra è la natura della nostra città, una città piccola con un'alta qualità della vita, dove immaginiamo nella ripartenza post-Covid che siano persone che vogliano trasferirsi anche a vivere, come è avvenuto in questi anni che si sono spostati da Roma. Questo è il motivo per cui quest'estate non abbiamo interrotto la nostra tradizione culturale, abbiamo fatto la nostra stagione estiva, abbiamo fatto il nostro Etruriaco Festival, pur con tutte le limitazioni che c'erano imposte dal Covid-19. Ma perché consideriamo così importante questa candidatura e perché mi vedete oggi così emozionato? Perché sappiamo che la ricaduta economica sull'Italia, ma soprattutto sul nostro territorio, sul Lazio, sulla Etruria meridionale, che è alla ricerca di un'identità, di questo titolo sarebbe importantissima. E accanto al tema economico c'è un tema identitario, e ci torno perché è il punto chiave nella mia città. Quando sono ritornati a casa i capolavori di Eufronio, è stato un vero momento fondativo. Le persone hanno riscoperto la loro natura etrusca, e abbiamo visto decine, centinaia, migliaia di cittadini di Cerveteri in fila per vedere il museo, cosa che non era mai accaduta. Le file arrivavano alla piazza accanto, che era gente che piangeva di fronte alla morte di Sarpedonte. Ma è successo un altro fatto: non sono più state trovate carte per terra nella piazza Santa Maria, cosa che non era mai accaduta. Il nostro cittadino, la nostra comunità seria, appropriata del proprio patrimonio. Ma c'è qualcosa in più. Noi, per dimostrare che questi reperti dovessero restare a Cerveteri, abbiamo fatto vedere al Ministero che in un mese avevamo staccato tanti biglietti quanti se ne erano staccati nei 12 mesi precedenti, mentre a Villa Giulia non era cambiato niente. Ecco, io vi dico che secondo me quei reperti sarebbero dovuti tornare a casa, anche se il nostro numero di biglietti sarebbe diminuito, perché era il pezzo della nostra storia che doveva tornare. Per questo dico sempre al direttore Nizzo, che oggi è qui con noi di Villa Giulia, che la prossima tappa deve essere il ritorno del sarcofago degli sposi, perché anche quello è un pezzo fondativo della nostra identità. Vedete, ora vi dico una cosa che il mio dirigente non vorrebbe che io vi dicessi: se oggi voi ci metteste di fronte al bivio tra avere non 1 milione ma 3 milioni senza il titolo o il titolo, noi vorremmo il titolo senza i soldi, perché siamo convinti che i soldi finiscono, ma la ricaduta non è nell'anno della candidatura, è negli anni successivi, in come questo può cambiare la nostra comunità. E vi faccio un esempio: nel 2019 noi abbiamo avuto il privilegio di avere la tappa del Jova Beach Party, questo grande concerto evento che ha fatto Jovanotti in Italia e che è avvenuto a Cerveteri. Immaginatevi, in 40.000 sulla nostra spiaggia, c'è tanti abitanti quanti visitatori. Ora, è stato importantissimo quel giorno perché abbiamo staccato tantissimi biglietti, abbiamo venduto i panini, le birre, le Coca-Cola, un bar che non ha mai chiuso nella storia, la mattina dopo ha dovuto chiudere. Ma sono stati più importanti gli anni successivi. Perché sono stati più importanti? Perché abbiamo scoperto il mare, e quel cantiere di innovazione che mi piaceva mostrarvi in quel video strano verde che avete visto era un cantiere che partiva proprio dalla riqualificazione del lungomare dopo che l'abbiamo scoperto. E quando l'abbiamo scoperto il lungomare, molti dei nostri concittadini l'hanno scoperto dopo il concerto di Jovanotti. Immaginatevi che ricaduta potrebbe avere questo titolo. In realtà è importante pensare alla compenetrazione tra i diversi elementi, perché pensiamo che Cerveteri possa davvero essere un luogo per sperimentare dei modelli di governance, dei processi culturali differenti. Noi siamo stati il primo comune, e purtroppo ancora l'unico al mondo, ad aver messo il piano di gestione dell'UNESCO dentro il piano regolatore. L'abbiamo fatto perché ritenevamo che dovesse essere cogente, ma questo è un altro tema. Ma immaginatevi quanto possa essere facile fare una sperimentazione in una città che ha una dimensione diversa. È ovvio che l'incrocio fra economia e identità, che è poi la sintesi del partenariato pubblico-privato che è alla base di qualunque progettazione che abbiamo messo nel dossier, così come l'incontro fra la tradizione e la tecnologia. Noi a Cerveteri abbiamo una cantina, quella che avete visto nel video sempre verde, e che ha riprodotto il giacchè, che ha riprodotto un antico vitigno etrusco, sono alla base della fusione e della compenetrazione che secondo noi può consentirci di ripartire. Il logo che abbiamo scelto per la nostra candidatura è un mezzo vaso di Eufronio, mezzo rappresentato con i circuiti in silicone.
silicio. E il claim, la frase, lo slogan alle origini del futuro ha a che fare proprio con la natura della nostra città. Per questo abbiamo scelto di fare un comitato scientifico e un comitato d'onore così grande, con dentro soggetti diversi, con il Piccolo Cinema America, la Roma Lazio Film Commission e il Festival di Roma, con dentro Invitalia, con il direttore Arcuri, con lo Svimez, oggi è qui il direttore, con Luca Bianchi, accanto a Cittadinanza Attiva e a Federculture, con l'Università della Sapienza, il Dipartimento di Robotica, insieme al Museo di Villa Giulia. Abbiamo messo insieme Daniele Vicari, regista, che oggi è qui con noi e che saluto, insieme a Gianluca Comandini, il più grosso esperto di Bitcoin. Pensiamo che da questa compenetrazione di culture, di saperi e di miscelanea diversa, di persone che vengono da diverse culture, si possa costruire una città diversa. Ora, per noi la candidatura è un viaggio. Spesso in questi giorni ho detto nel tempo, nello spazio, perché penso ai cammini, ai percorsi slow, ai percorsi fair che avete letto all'interno del nostro dossier, ma soprattutto penso alla Via degli Inferi, il posto che, lo so, lo dicono tutti i sindaci che ce l'hanno nella loro città, il posto più bello del mondo, che io penso sia il più bello del mondo. È un posto magico, irraccontabile. A noi sarebbe piaciuto portarvi lì, anche perché è un posto che ha segnato degli episodi mitici nella storia della nostra città. Io penso che è per questa bellezza che Roberto Rossellini girò qui il suo primo cortometraggio, che Blasetti, Risi e tanti altri del neorealismo vennero qua a girare alcuni dei loro capolavori. Ma immaginatevi alcuni anni fa Xavier Dectaux, direttore del Louvre Lens, che deve decidere se dedicare o no a Cerveteri, in occasione del primo anniversario della nascita del suo museo, una mostra monografica. Come fa a convincerlo Vincenzo Belelli? Come fanno a convincerlo quelli del CNR? Lo portano a camminare dentro la necropoli della banditaccia e nella Via degli Inferi, e in un'audizione pesante, faticosa e sudata come questa decide per Cerveteri. Per questo avremmo voluto portare lì, perché pensavamo che era più facile convincervi, ma ci proveremo lo stesso. Vorrei citarlo il caso del Louvre, per questo abbiamo scelto questa immagine, perché a un certo punto la Francia decide di aprire una filiale del museo più importante, forse uno dei più famosi, dei più conosciuti al mondo, e la apre a Lens. Non la apre in una grande città, la apre in un centro minerario dove l'economia era entrata in crisi, perché era entrata in crisi quel tipo di economia. E rinascono completamente, e scelgono Cerveteri per festeggiare il loro primo compleanno. Ecco, noi pensiamo che la capitale della cultura possa avere una ricaduta su un centro che possiamo dire medio piccolo come quello di Cerveteri. Ora, per concludere, io voglio ripartire con lo scudo di Enea, perché io sono così orgoglioso che sia accaduto qui. Questo scudo che aveva inciso la storia di Roma, e mi immagino quali possono essere le quattro tappe indispensabili della storia della mia città. La prima, gli Etruschi, che con i loro tre porti governano il Mediterraneo e che pensano addirittura di tenere una zona franca accanto al santuario di Pirgi, dove Greci e Fenici potevano praticare i loro culti. Il 1951, seconda tappa, la riforma agraria. Vengono prese le terre dei grandi latifundisti e distribuite a chi ne aveva bisogno, e da tutto il centro Italia arriva gente a Cerveteri e ci rifondiamo di nuovo. La terza tappa, la scoperta dell'identità, di questo ne parla benissimo Daniele Vicari, spero che ci sarà tempo per fargli dire due parole. Il fatto che con il ritorno dei capolavori di Ufronio e con l'UNESCO capiamo di essere una città privilegiata. Manca però il quarto spicchio. Il quarto spicchio è la capitale italiana della cultura. Vedete, noi non sono qui a dirvi che vogliamo diventare capitale italiana per fare le cose che sono scritte nel dossier. Il dossier è per noi un piano strategico culturale che abbiamo iniziato 10 anni fa e che stiamo portando avanti e che porteremo avanti indipendentemente dal titolo. È chiaro che farlo avendo dietro il titolo più importante che si può avere nella nostra nazione è indispensabile per noi, per trovare finanziamenti, partner, per convincere tutti questi soggetti che abbiamo messo intorno a un tavolo a continuare a credere in noi e per far ripartire davvero tutto dalle origini del futuro. Vi ringrazio, spero che mi abbiate visto in un colore diverso da quello alieno, ma che se anche questo dovesse essere accaduto vi sia arrivato il nostro entusiasmo e la nostra volontà di essere qui con voi, e un ringraziamento. Benissimo, grazie. Lascio la parola alla nostra assessora alla cultura, ecco, Federica Battafarano. Tenete conto che, diciamo, dovremmo forse contenere questa fase di presentazione, magari poi rilanciare degli interventi che ci saranno sicuramente. Dopo l'assessora penso che la nostra presentazione possa considerarsi finita. Perfetto, grazie. Non vi sentiamo. Eccoci. Non sentiamo nulla, sindaco. Ah no, perché adesso dallo stesso schermo di prima vedete la nostra assessora.
not really. Lo so che non sarà possibile, ma alla fine di questa audizione noi vi manderemo comunque il file del video, perché ci dispiace anche per i ragazzi che l'hanno fatto, insomma, è una grande sofferenza non poterlo far vedere. È arrivata l'assessora. Buongiorno. Non mi hanno spento il televisore. No, 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 funziona, funziona, è in onda. Vai, vai, comunque rispondi noi che ti hanno mandato. Come dovete spegnere il televisore? Stefano, così succede nelle scuole con la didattica a distanza. Sì, sì, ma io sono in realtà quasi dappertutto. Questa presentazione è un inno alla presenza fisica che secondo me andava fatto prima o poi. Cioè, basta con questa storia di essere totalmente adeguati alla tecnologia. L'inadeguatezza è una forma di resistenza. E quindi prendiamo questo spunto per rilanciare la riapertura dei musei e delle aree archeologiche. Sono totalmente d'accordo. Buongiorno a tutti. Fateci riaprire la necropoli. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sì, certo. Sì, sì. Sentiamo, sentiamo. Si sente perfetto. Buongiorno a tutti, sono Federica Battafarano, sono l'assessora alla cultura di Cerveteri e sono orgogliosa e onorata di essere qui oggi. Non ricordo a memoria un momento così carico di tensione, di emozione, di ansia, di responsabilità, ma anche così carico di aspettative e di sogno. In questi pochi minuti vorrei raccontarvi una visione che parte da una storia che è un viaggio nel tempo. Un viaggio alle origini del futuro che parte dall'antica Cere, abitata dal popolo etrusco, un popolo votato ai principi dell'accoglienza, dell'inclusione, dello scambio, della contaminazione, un popolo devoto al culto della cenere, come testimonia la nostra immensa necropoli etrusca della Banditaccia, sito UNESCO dal 2004, riconoscimento che attesta l'unicità della più grande e antica necropoli d'Europa, che riconosce la forza del racconto di un popolo ormai scomparso, quello etrusco, che però ancora ci parla. Da qui, dall'antica Cere, dallo scrigno archeologico più vasto del Mediterraneo, ha origine la civiltà etrusca, hanno origine gli etruschi che continuano a essere tra noi, nel patrimonio genetico di uomini, di donne, di città, di paesaggi. E è un popolo che ancora oggi ha molto da insegnarci. È per questo che noi vogliamo iniziare questa narrazione dalle origini del futuro, da Cerveteri, che ha tracce che attraversano la storia, perché si narra che qui approdava Carlo Magno con il suo esercito, qui Handel compose la Diana Cacciatrice, qui approdò il grande cinema con l'epopea neorealista, perché in questo territorio le scenografie non andavano né inventate né costruite. Da qui parte una nuova idea di cultura, non più una cultura che consoli nelle sofferenze, come diceva Elio Vittorini, ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta, che le elimini. L'idea di cultura che vogliamo mettere in campo si dissocia dall'utilizzo che oggi si fa. Cultura come concerto, come festival, come mostra, come museo. No, la cultura non è una rappresentazione, non è un evento e tantomeno rappresenta un patrimonio artistico. La cultura deriva dal participio futuro del verbo latino colere, che significa coltivare, prendersi cura. Quindi quella che mettiamo in campo è un'idea di cultura che indica un'idea di trasformazione, di cambiamento, di emancipazione della persona. Vogliamo costruire una sensibilità comune, perché la cultura indica una condizione umana. Quindi l'idea dell'accensione civica, che è alla base del nostro dossier di candidatura, nasce dal voler riconoscere alla cultura, all'arte, alla musica, alla creatività, al patrimonio artistico storico una funzione sociale, una funzione pedagogica oltre che estetica, quella di trasmettere bellezza, di trasmettere sentimenti positivi, di trasmettere quelle emozioni capaci di riattivare nei nostri cittadini un rinnovato senso di partecipazione civica, ma anche di responsabilità sociale e di legame comunitario. Perché vogliamo candidare Cerveteri a Capitale Italiana della Cultura 2022? Perché da Cerveteri parte un modello innovativo di governance della cultura che può essere un riferimento per tutta l'Italia.
perché la base dell'accensione civica è proprio nella capacità di accendere i cittadini, di coinvolgerli nei processi di creazione. È per questo che attiveremo una serie di esperienze di innovazione sociale, penso alle maratone di hackathon, penso agli incubatori per le startup, penso al concorso per le idee, ai bandi per la creatività, che saranno misurati non attraverso indicatori numerici, ma l'impatto sociale di queste iniziative sarà misurato attraverso un indice di capitale civico che sarà in grado di misurare il grado di coinvolgimento dei cittadini nei processi culturali, e un bilancio emozionale che sarà generato dal benessere che deriverà dalla contaminazione tra abitanti, artisti e turisti, perché noi vogliamo che le residenze artistico-creative si facciano nelle case degli abitanti di Cerveteri e dell'Etruria meridionale, perché questo favorisce la contaminazione, questo potrà rendere i cittadini dell'Etruria meridionale non degli spettatori ma dei protagonisti attivi, potrà renderli abitanti culturali capaci di essere essi stessi guida del territorio, guida del patrimonio e della storia di Cerveteri. È per questo che da Cerveteri vogliamo lanciare un centro di sperimentazione, un centro di vitalità creativa che possa essere attrattore di energie e di talenti. Cerveteri Capitale Italiana della Cultura 2022 non è quindi un ricco calendario di eventi e di manifestazioni, ma Cerveteri Capitale Italiana della Cultura è un progetto di visione che parte dall'idea che la cultura è un capitale intorno al quale far crescere e progredire la nostra comunità, e quindi non solo cultura in senso artistico, ma cultura della pace, cultura della solidarietà, cultura dell'innovazione giovanile, della sostenibilità ambientale, cultura della solidarietà e della diversità. Questo lo renderemo possibile attraverso il coinvolgimento delle istituzioni culturali, dell'associazionismo, dei tanti attori che già sono attivi nel territorio, e grazie alla sinergia con l'area metropolitana di Roma Capitale e con la nostra regione Lazio. È per questo che Cerveteri si proietta in questo modo in una dimensione internazionale che la renderà anche capace di fare proprie le sfide del futuro. Penso alla mobilità internazionale, penso ai cambiamenti climatici, alla sfida dell'integrazione, dell'accoglienza, dei diritti della persona. Ma Cerveteri non è soltanto l'origine del futuro come cultura che è cambiamento. La cultura per noi è anche sinonimo di innovazione. È per questo che l'innovazione applicata ai beni culturali è uno degli altri elementi fondanti del nostro dossier di candidatura. Credo che stiate vedendo accanto a me una immagine. In queste ore ho chiesto a molte persone che cosa vedessero in questa foto, e molti mi hanno risposto che questa foto rappresenta Cerveteri nel 1900. In realtà questa è la Silicon Valley nel 1914 e ci insegna a guardare in alto. La Silicon Valley fino all'11 gennaio 1971 non esisteva, fino a che qualcuno non ha chiamato quel pezzo di terra che va da San Francisco a San José Silicon Valley. E in Silicon Valley sono state pensate e generate e realizzate le più grandi trasformazioni in materia di innovazione che hanno cambiato qualitativamente la vita delle persone. A dire che la cultura tech ha dato un'identità forte, riconoscibile e riconosciuta in tutto il mondo a una lingua di terra fino a quel momento sperduta, sconosciuta. E quindi ha promesso un futuro, ha promesso un'idea di sogno. Chiunque voleva scommettere in un'idea, in un'innovazione, sapeva che in Silicon Valley quel sogno poteva tradursi in un progetto concreto. Così Cerveteri e l'Etruria Meridionale, che vogliamo per il futuro essere un centro attrattore di sperimentazione artistica e culturale. E lo può essere se portiamo a casa il titolo di Capitale Italiana della Cultura, perché noi abbiamo scritto una storia, abbiamo raccontato una storia che sta camminando già sui suoi passi, ma che ha bisogno di un'investitura, perché l'assegnazione di Capitale Italiana della Cultura a Cerveteri renderebbe questo sogno, questa storia, questa narrazione, questa visione, un esempio per tutta l'Italia. Cerveteri ha le giuste caratteristiche e la giusta dimensione per essere rappresentativa di tantissimi
territori italiani di media dimensione. Cerveteri è pronta per essere un luogo di accoglienza, un luogo di incontro di idee, una piattaforma aperta di pensiero. È pronta per essere quel centro di sperimentazione artistica e culturale che può essere faro e riferimento per il Lazio, per l'Italia e per l'intera Europa. Kamala Harris, nel suo discorso di incarico come neo vicepresidente degli Stati Uniti d'America, ha lanciato un messaggio chiaro a tutti i cittadini del mondo. Ha detto: sognate con ambizione, guardate voi stessi in un modo che gli altri potrebbero non vedere, semplicemente perché non l'hanno mai visto prima. Ecco allora che abbiamo la responsabilità di costruire un futuro e una narrazione diverse, perché la visione che ho cercato di raccontarvi è una visione che intreccia futuro, cambiamento e innovazione e che si basa sull'interconnessione tra cultura, tra buone pratiche, sperimentazione, creatività. Ma tutto questo è possibile se creiamo insieme un futuro. Tutto questo è possibile se insieme crediamo in un progetto, perché la costruzione del futuro è una responsabilità collettiva. La nostra comunità è pronta per partire, è pronta per sognare, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, è qui con noi. Stiamo parlando io e il sindaco, ma tutta la comunità in questo momento è collegata, ci crede, pensa che possiamo tradurre questa visione e portare i Cerveteri nel futuro. Dobbiamo farlo insieme, con la nostra comunità, con noi, con voi. Enea, a un certo punto nell'Eneide, attraverso Virgilio, dice: adesso c'è bisogno di coraggio. Adesso c'è bisogno di crederci insieme. Ecco, io credo che dobbiamo prendere questa crisi epocale che stiamo vivendo e che ha messo in ginocchio il settore della cultura per dare una spinta al cambiamento. Dobbiamo costruire il futuro partendo da Cerveteri, che ha le origini del futuro. È per questo che vogliamo il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, è per questo che vi chiediamo di credere in un sogno, nel sogno di Cerveteri alle origini del futuro. Grazie, grazie. Allora, diciamo, non abbiamo molto tempo, purtroppo abbiamo poco più di 15 minuti per le considerazioni, diciamo, di dialogo finale da parte della Commissione. Lasciatemi dire però una cosa. Ogni volta nell'esperienza delle capitali culture scorse si stagliavano, come dire, gli amministratori locali di particolare intensità, e c'era stato Daria Carmi che aveva fatto una performance per Casale, per cui l'hanno chiamata la Janis Joplin degli assessori alla cultura. In questo caso, diciamo, c'è stata una dimensione psichedelica anche nella presentazione sia del sindaco Pascucci che dell'assessore alla cultura. Il verde infatti era voluto. Sì, ma infatti faccio i complimenti per l'energia e la capacità attoriale che poi nell'ultimo caso si è combinata anche con un vivo live. Quindi no, direi molto impressionante la vostra capacità attoriale, che è il segno che la vostra comunità è intessuta, insomma, di qualità culturali. Questa è una cosa bella, sicuramente state facendo un grande lavoro. Allora io aprirei qui il dibattito in merito agli approfondimenti del vostro progetto. Sono molte le persone che mi piacerebbe fare domande. Una domanda, diciamo, fondamentale che mi verrebbe in mente è in che modo la vostra comunità si sente pronta a reggere l'impatto di un sistema, come dire, come quello prodotto da Capitale Italiana della Cultura, che evidentemente è un impatto significativo e che chiede, come dire, al di là di processi di attivazione che secondo me voi fate comunque, insomma, sul territorio, anche una capacità infrastrutturale. Qui in particolare parla Valentino Nizzo. In che termini lui immagina che, diciamo, la componente dell'istituzione culturale possa, diciamo, mettersi a confronto con una prospettiva di questo genere? Allora, posso provare a rispondere, Presidente? Certo. Poi però noi chiediamo una sfida più grande alla nostra comunità, perché, come avrà letto nel nostro dossier,
la nostra accensione civica, che è già la base per fortuna del progetto regionale, quindi noi abbiamo già quest'anno in corso dove la sperimenteremo, e l'anno scorso abbiamo fatto delle prime esperienze, ma poi il lockdown ci ha ammazzato, richiede una partecipazione ulteriore. Questa idea che ha detto Federica è la nostra ossessione, trasformare il cittadino da spettatore a attore, il che significa che per noi non è uno scherzo che gli artisti che verranno a Cerveteri devono andare a dormire a casa dei nostri concittadini. Cioè non è una cosa che scriviamo come una butad, è quello che vogliamo. E l'idea che si capovolga questo meccanismo, in parte ce l'ha data Luciano Vanni, che è qui oggi con noi e che è l'ideatore, ma noi l'abbiamo visto sperimentato nei suoi centri e l'abbiamo provato a replicare. Quindi come impatterà la nostra città? Noi pensiamo bene. Ora le faccio un esempio che è fuori luogo, però glielo voglio fare perché mi ha cambiato veramente il modo di vedere le cose. Prima ho citato il Jova Beach Party. Lei non conosce probabilmente il territorio di Cerveteri, noi siamo più grandi di Torino e più grandi di Napoli come chilometri quadrati, ma la frazione di mare per quel giorno l'abbiamo dovuta per 48 ore chiudere, cioè noi abbiamo costretto la gente a andare a casa con l'autobus, e li abbiamo fatto in una frazione di mare vera, un intero paese. Io pensavo che mi ammazzassero, mi creda, io pensavo che mi avrebbero ammazzato. Dopo il Jova Beach Party ci hanno chiesto di farne un altro, e è incredibile, cioè le persone vengono permeate dal percorso culturale. So che è faticoso. Io dico sempre che la cultura richiede abitudine. Quando facciamo i concerti in piazza, la prima domenica non c'è nessuno, la seconda c'è un po' di gente. Lo sa quando viene la gente? Quando la rassegna è finita, perché hanno capito l'abitudine. Allora io sono convinto che la nostra città è pronta, perché è una città di persone che hanno un approccio... Il fatto che siamo sempre stato frutto di contaminazioni, sono aperte allo scambio. Quindi abbiamo notato che c'è questa disponibilità. Lo sa che in queste ore ci hanno mandato un sacco di messaggi? Lo sa come funziona, no? Quando un sindaco si candida a capitale della cultura, i cittadini gli rispondono: no, sindaco, a tu fai buche, altro che capitale. Cioè, questa è la risposta classica della città. Lei non sa che cosa è accaduto quando io, appena diventato sindaco, ho rifatto la strada per andare alla necropoli. Me l'hanno dette di tutti i colori, perché dicevano che le strade della città invece oggi hanno... L'hanno fatto loro. Questa cosa delle carte per terra a Piazza Santa Maria, i nostri cittadini, guardi, io prima ho citato Daniele Vicari, lui ha un occhio diverso perché è arrivato a Cerveteri dopo, e lui racconta questo cambio della percezione dell'identità in questo modo. Quindi la mia risposta è sì, credo che la nostra città sia pronta, però noi non facciamo una candidatura di città, per noi è una candidatura di territorio, cioè se non fosse una candidatura di territorio non sarebbe possibile. Se lei ha visto nel dossier, noi citiamo Tolfa, Santa Marinella, oggi qui con noi c'è il presidente dell'ANCI e c'è il vice sindaco di Fiumicino. Cioè questa è una candidatura che o sposta un territorio completo o non è praticabile, ma non è praticabile perché l'ambizione è alta e non può essere frutto di una semplice comunità. Il nostro è un patrimonio dell'umanità, non è di Cerveteri. Bene. Cristina. Sindaco! Guardi che anche noi stanotte ci siamo svegliati presto perché siamo emozionati quanto lei, non sentitevi strani, siete soltanto coraggiosi nel vostro mondo. Vi dico una cosa, voi siete una piccola comunità, io vivo a Roma un pochino passo e ho idea di come stiate. Il partenariato che avete costruito però è un partenariato molto alto, molto ambizioso e intelligente, perché avete vicino la regione, anche attraverso Santa Severa, Fiumicino. Ecco, quello che non riesco bene a capire è come, è un po' la domanda che ha fatto il Presidente, ma un pochino più tecnica, cioè come voi intendete far tesoro, perché avete bisogno di alloggi, perché naturalmente ce ne sono troppo pochi, avete bisogno la stazione, la piccola stazione, di incrementarla, cioè avete bisogno di infrastrutture che non possono stare nel vostro bilancio e nelle vostre forze, voi siete un piccolo comune. Come immaginate e come ci può dettagliare un attimo di come vorreste costruire questo gruppo di non soltanto di regia, ma anche di responsabilità nel concreto? Assolutamente, assolutamente, dottoressa Loglio. E partiamo da un punto di partenza, non voglio scaricare le responsabilità sugli altri. Non a caso noi abbiamo scelto la Promo PA Fondazione come partner della nostra candidatura, perché avevamo bisogno di avere accanto un mentor serio, qualcuno che conosceva questa materia più di noi e che ci aiutasse a fare il salto dell'internazionalizzazione, che uno non può fare da solo. I sogni servono, ma non sono sempre sufficienti.
In secondo luogo abbiamo costruito una rete. Nel nostro dossier di candidatura, come lei avrà visto, non a caso abbiamo messo RFI, Aeroporti di Roma e per esempio l'autorità portuale. E Aeroporti di Roma oggi è qui con noi, ma lo dico perché è significativo. Abbiamo pensato che il territorio possa rispondere in questo modo. Io sono, diciamo, in qualche modo ho come idolo, diciamo così, come punto di riferimento quello che seppe fare l'Umbria tanti anni fa e quello che poi fece la Puglia, cioè aver stravolto la natura di un territorio partendo dal fatto che, ne so, che Etruria Jazz è diventato più importante di altre cose importanti che c'erano in Umbria. E lì le comunità hanno saputo rispondere. È normale che bisogna fare rete. Cioè, su questo non c'è dubbio. Lei ha parlato della nostra stazione, mi ha fatto un po', mi ha dato un assist. Noi abbiamo rifatto la stazione l'anno scorso con RFI e la nostra stazione ha vinto 3 premi internazionali di architettura perché abbiamo chiesto a RFI in maniera sperimentale di mettere dentro la stazione un punto di informazione turistica. La nostra è l'unica. Cioè, noi abbiamo un punto di informazione turistica dentro la stazione. Perché? Perché ci aspettiamo che quello sia il punto d'accoglienza. Ora, noi siamo abituati a un aumento della popolazione, tra Cerveteri e Ladispoli, due comunità accanto che fanno 80.000 residenti, noi d'estate facciamo 350.000 persone e siamo abituati da sindaci all'acqua, a come risolvere il problema, perché poi il sindaco deve saper risolvere il problema di come arriva l'acqua nelle case delle persone, spesso ci fanno un po' dei supereroi, no, noi dobbiamo capire come risolvere i problemi, come depurare le acque, cioè noi quest'anno per la prima volta nella storia del Lazio Nord abbiamo avuto la bandierina da Legambiente, da Goletta Verde per la qualità delle acque, perché abbiamo lavorato 8 anni per rifare tutti i depuratori. Ora, che c'entra la depurazione delle acque con la cultura? C'entra. Perché noi vogliamo che chi fa pubblicità a Cerveteri, chi fa pubblicità all'Etruria Meridionale, chi la vive? Quindi noi vogliamo che i servizi siano efficienti. Quindi la risposta è da soli no. Come comunità di comuni e come litorale a nord di Roma, siamo convinti che lei immagini che Fiumicino e Civitavecchia sono due grandi città, ora non sono provincia per motivi, diciamo, logistici, però hanno le capacità per esserlo, quindi il sindaco Montino e il sindaco tedesco, di due colori politici completamente diversi, sono dentro la nostra candidatura. Quindi questo, crediamo di poter ammortizzare l'impatto in questo modo. E soprattutto contiamo che questo gruppo di grandi professionisti nazionali che hanno deciso di affiancarci ci guidino. Le dico una cosa veloce e la lascio. Abbiamo fatto un tavolo con tutti i nostri partner a novembre per raccontare che avevamo vinto, che eravamo arrivati in finale, per noi era una vittoria, non ve lo nascondo. E quando li abbiamo messi intorno a un tavolo c'era una professoressa della Sapienza, non le dirò chi è, che ha detto... Non sono mai stata in un tavolo in cui insieme c'è l'ENIT, cioè, neanche a livello nazionale. Cioè, abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di avere delle personalità così alte che sono disposte a mettersi intorno a un tavolo. Questo secondo noi è il vero punto di forza, è la qualità umana. Bene. Non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, siamo stati tutti travolti a questo punto. Io so che con noi c'è sia un'industria, Cristiano Dionisi, che peraltro sta nel nostro comitato di gestione, cioè Cristiano Dionisi è uno dei 5 che starà nel comitato di gestione dell'anno della candidatura, e prima ho citato Daniele Vicari perché mi ha fatto capire delle cose della mia città, quindi se c'è qualcuno che vuole parlare io... Sì. Presidente, sono a Duce. Ciao Salvatore. No, io sono colpito molto dall'entusiasmo che, insomma, non è una cosa di facciata, è il frutto, come dice il sindaco e come anche ha illustrato l'assessora, di un percorso che evidentemente è molto non solo partecipato, ma ragionato, studiato, eccetera. Mi voglio però, proprio per rendere, diciamo, più concreto una sorta di manifesto che vedo esprimere in maniera molto forte dal sindaco e anche dall'assessore, di come si mette in moto una grande operazione, guarda al futuro, eccetera, facendo qualche, diciamo, esempio, e quindi lo lancio agli altri protagonisti che sono qui presenti, come diceva il sindaco, in maniera da poter anche un po' percepire come questo lavoro, diciamo, sia non solo un annuncio di grandi possibilità, eccetera, ma come poi si
concretamente si realizza nel corso del 2022 per poter poi proseguire magari a dare frutti anche in seguito. Non so se c'è qualcuno che vuole rispondere, mi sembrava che traduce volesse una risposta non dal sindaco. Ovviamente se vuol rispondere il sindaco per me va benissimo, siccome il sindaco, che ho apprezzato molto, diceva prima ci sono tanti altri eccetera, magari lasciamo anche qualche... Infatti se, non so se mi sentite, se è possibile io vorrei che rispondesse Valentina Cognatti, che è la direttrice artistica di una delle più grandi compagnie del territorio Cirite e che so essere in collegamento, quindi vorrei dare la parola a Valentina. Eccomi. Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io sono la direttrice artistica di un'associazione culturale, quindi parliamo di teatro, quindi mi occupo di teatro e di cultura in generale all'interno di questa comunità di Cerveteri. La mia esperienza arriva da Roma, quindi dalla grande città. E poi sono arrivata qui a Cerveteri e con l'idea di, questa è sempre stata la mia idea come insegnante e direttrice artistica, di dare una possibilità. E, con la mia compagnia e con la mia associazione abbiamo iniziato a lavorare con ragazzi, quindi nelle scuole, e mi riferisco soprattutto a loro, perché poi questo è il nostro compito, quello di educare, e quindi si parla di pedagogia. Ora, io ho avuto poi, ecco, la fortuna di incontrare il sindaco e l'assessora, che mi hanno dato la possibilità, attraverso l'arte, attraverso il teatro, di esprimermi. Quello che io mi piacerebbe sottolineare è il fatto che il momento in cui sono entrata in contatto con Cerveteri, e con anche il territorio e tutto quanto, e quello che io ho visto è che mi è stata data una possibilità di creare arte e di fare arte. E, questo attraverso sia la scuola, quindi nei licei, sia attraverso interventi artistici che abbiamo fatto sia all'interno della necropoli che nella cittadina e nel borgo di Cerveteri. E quello che è successo e quello che mi ha coinvolto è stato il fatto che la gente si meravigliasse. La parola meraviglia per me è una parola meravigliosa, cioè nel senso che le persone si meravigliano della bellezza, ma vanno accompagnate. Quello che io faccio con i miei ragazzi, insieme ai miei colleghi di lavoro, è quello di accompagnare i ragazzi verso la cultura. Non è soltanto un discorso di fare teatro e quindi di recitazione, ma alla base di tutto c'è un discorso di accompagnare loro verso una coscienza culturale. E i ragazzi, quando io li ho incontrati, quindi chiaramente parlo di contatto, per noi artisti il contatto umano è fondamentale, incontrare loro e parlare con loro è stata, rispetto a Roma, dove i ragazzi sono, diciamo, abituati a vivere in una città che è potente, cioè città del mondo, sanno di vivere in un luogo così. Quando sono arrivata qui e parlavo di Cerveteri e parlavo e facevo capire ai ragazzi del posto in cui vivevano, della meraviglia che avevano intorno, anche accompagnandoli alla necropoli, facendoli vedere la via degli Inferi che è stata prima nominata, i ragazzi è come se si meravigliassero, si stupissero, e nello stesso momento la cosa bella è che lavorando con loro, lavorando con i ragazzi, con i bambini anche, si rendono conto che loro stessi possono fare cultura. Io mi rendo conto, ed è per questo che sono felice di dare il mio contributo qui a Cerveteri, alla comunità, insieme al sindaco, insieme alle iniziative che vengono fatte, perché i ragazzi hanno necessità, hanno il desiderio di scoprire, cioè vogliono scoprire, vogliono avere la possibilità, e quindi bisogna dare una possibilità a Cerveteri, bisogna dare una possibilità ai ragazzi, perché loro stessi
si rendono conto di avere la possibilità di essere loro cultura. E spesso non lo sanno, non sanno, cioè, non sanno dove camminano, non conoscono. E quando uno si trova in scena e si trova e si parla di bellezza, perché poi questo è, e allora è come se i loro occhi, io mi esprimerò in maniera un po' artistica, ma è come se i loro occhi cambiassero. Risvegliare gli occhi dei ragazzi è una cosa meravigliosa, e viviamo in un posto dove c'è integrazione, dove tanti ragazzi non sono mai andati a Roma, cioè non sanno cosa significa, non conoscono l'arte, eppure vivono in un posto che è meraviglioso. Quando si entra alla necropoli, ho avuto la fortuna, e dico proprio la fortuna, con la mia compagnia, di fare un viaggio teatrale all'interno della necropoli, accompagnando il pubblico all'interno della necropoli, insieme alla guida della necropoli. Abbiamo fatto questo incontro e la gente che ci guardava era così coinvolta da quello che accadeva, anche perché chiaramente il teatro è coinvolgente, alla fine dell'esibizione e del giro che avevamo fatto ci fermavano e ci dicevano: io non pensavo che potesse esserci tanta bellezza. Sempre la necropoli è circa, mi pare, 900 metri dal centro storico, e il momento, c'è cioè, tutto un passaggio in cui uno cammina, e quando uno arriva lì è incantevole, è una cosa incantevole, è meraviglioso. E quando accompagni i ragazzi che l'hanno sempre sentito nominare, poi si ritrovano lì, e lì si ritrovano a fare arte dove arte già c'è, uno si rende conto che è l'unica cosa di cui hanno bisogno, è una possibilità. La possibilità di poter dare a loro l'arte tra le mani, e di dare a loro la possibilità di meravigliarsi. Io credo che Cerveteri ha bisogno, e chiaramente parliamo del territorio, non solo di Cerveteri, abbia necessità di questo, di avere la possibilità di far capire ai ragazzi, ai bambini, anche quelli più grandi, cioè di educare loro alla bellezza. Non c'è solo Roma, di cui io vengo, io sono nata a Roma, ma c'è una bellezza che ci circonda che è immensa, veramente, la necropoli, la Via degli Inferi, il mare, il lago, c'è anche un lago meraviglioso, le rocche, è tanta roba. E io, attraverso la mia associazione, cerchiamo continuamente, attraverso gli autori, attraverso il teatro, attraverso la lettura, la conoscenza, di avvicinare i ragazzi e i bambini a questo, alla meraviglia che ci circonda. Grazie. Bene, grazie. Io, prego. Sì. No, io avrei piacere. Due minuti. Se il direttore Nizzo volesse dire che cosa stiamo facendo con il museo di Villa Giulia, che secondo me è veramente la triangolazione, e soprattutto perché lo dobbiamo convincere a ridarci il sarcofago degli sposi, quindi diciamo, questa è un'occasione che non ci ricapita più di farlo davanti a voi, quindi diciamo di incastrarlo. Quindi se il direttore volesse dire due parole, io avrei piacere. Sapevo che volevate arrivare a questo e tutta la candidatura mirava a questo obiettivo, e io rilancio allora, visto l'impatto emozionale e l'entusiasmo che trasmettete, quello che dobbiamo riuscire a fare invece è convincere chi detiene il terzo sarcofago degli sposi a restituirlo alla collettività, perché sappiamo che ce n'è un terzo, e solo rinnovando questo orgoglio, spiegando al territorio quanto è importante il passato in funzione del presente e del futuro, forse riusciremo a ripristinare le tante ferite che il patrimonio ceretano nel corso dei secoli ha ricevuto, come state dimostrando, come avete dimostrato con Eufronios. Ma questo sarebbe davvero il colpo di scena e un qualcosa di cui la commissione che deve giudicarvi si sentirà responsabile, perché può darsi che questo, da loro dipenda. Questo non è reale. Questo non è un colpo basso. È un colpo basso, però fa parte del gioco. D'altronde il verde speranza che ha tinto all'inizio è anche questo un colpo di scena magistralmente creato da Alessio. Abbiamo lavorato molto, abbiamo ragionato molto, vi posso dire che tante delle cose che sono scritte nel dossier saranno realizzate.
Lo scopo è rendere l'Etruria meridionale, l'Etruria in generale, più orgogliosa del suo passato, ma in una prospettiva di sistema. Io sono sempre rimasto sconvolto da etruscologo del fatto che non si sia mai realizzato un biglietto unico di tutti i musei etruschi, non solo del Lazio, ma anche oltre. Basterebbe davvero poco per farlo, non è attualmente nella mia competenza, ma naturalmente Villa Giulia ha già esteso un invito a tutta Italia con la convenzione Tular-Lasnal e Alessio l'ha firmata, Etruschi senza confini. C'è già quindi nella realtà questo di concreto, la triangolazione con Roma è importante, potrà avvenire finalmente con una candidatura del genere, quello che tutti auspichiamo, che si vada a Roma per dormire e andare sul territorio per scoprirlo, in una maniera tranquilla, diffusa, volta a scoprire anche le gioie dell'enogastronomia e di tutto il resto che fanno parte giustamente della progettazione che è alla base del dossier. Benissimo, allora... Presidente, posso dire una cosa al dottor Adduce? Come negarle questa opportunità? Allora, ci metto 30 secondi. Noi siamo molto legati a un festival che io con degli amici ho fondato prima di diventare sindaco, che si chiama Etruria Eco Festival. Ce l'abbiamo nel cuore e giriamo sempre così. Oggi non ho fatto la presentazione così perché mi hanno detto che sennò non mi avreste accettato. Quel festival nasce da una domanda. Quando da piccolo organizzavo eventi sull'archeologia e sull'ambiente, nella mia città venivano a quegli eventi solo persone che non ne avevano bisogno e non venivano quelli che dovevano ascoltarle quelle cose. Allora abbiamo pensato a ideare un festival in cui, facendo i concerti gratuiti, portassimo la gente là per un altro motivo e poi gli facessimo una predica di 5 minuti prima del concerto con dei grandi temi di attualità, poi è diventato Amnesty International, poi è diventato diritti, non è stato solo ambiente in senso stretto, e ha funzionato. Noi nelle settimane dopo il festival, quando ancora non c'era il porta a porta, avevamo un incremento della differenziata. Io sono convinto che la cultura, so che questo piace, cioè è un concetto brutto da dire, però sia anche uno strumento per portare delle persone in un posto e raccontargli una cosa diversa. Quindi questo secondo me è il modello, cioè l'Etruria Eco Festival, che poi ha vinto il premio miglior festival d'Italia, hanno cantato tutti i più grandi cantanti italiani, cioè poi è cresciuto, ma è nato dentro a uno sgabuzzino da 10 amici che pensavano come possiamo far venire la gente e parlargli di ambiente, regalandogli un concerto. Questa è la leva che a me emoziona e la convenzione che abbiamo firmato con Valentino Nizzo ci ha fatto sentire più etruschi. Perché in effetti, diceva Lorenz, che quando a Cerveteri c'erano tre porti, a Roma c'erano delle piccole sparute villaggi di capanne. Questo non significa niente. Poi loro hanno vinto, ci mancherebbe. Però noi ci stavamo prima. Va bene, comunque se per caso venisse il dubbio che gli etruschi abbiano perso il loro linguaggio, qui mi sembra che ci sia una rinascenza. Bene, allora vi ringrazio molto, è stato molto divertente. Lo sa che dovunque andiamo nel mondo pensano di essere etruschi? Giuro. Ci dicono tutti. Siamo stati in Azerbaigian e ci hanno detto, ah vabbè, ma noi siamo cugini. Siamo stati in un'altra posta e ci hanno detto, tutti ci dicono. Però sempre chiaro, prima di voi, attenzione, sempre attenzione a quel passaggio, perché lì poi c'è sempre qualcuno che dice che è venuto prima. Modello la questione romana. Io dico sempre che Cristo si è fermato a Eboli, però veniva da sud. Va bene. Allora, un caro saluto, un buon pomeriggio e la commissione si riunisce più tardi. Grazie. Noi vi manderemo i due video perché ci dispiace per i ragazzi che l'hanno fatto. Va bene, noi li ammetteremo in valutazione. No, ci piacerebbe solo che li vedeste anche dopo la valutazione, è una cosa per la gente che ci ha messo un pezzo.